Buongiorno, buongiorno ad Ambrogio Sozzi, pittore, uomo di cultura. Siamo alla libreria pagina 18 ancora una volta. Per chi ci vede. La gentile concessione delle come libreria pagina 18 è la prima volta che ospitiamo una mostra di pittura. Ci chiediamo perché Ambrogio Sozzi e non qualcun altro. Forse perché ci sono piaciuti i tuoi quadri, ci sei piaciuto tu come persona. E quindi abbiamo il piacere di ospitare la tua mostra. Parliamo un po' dei tuoi quadri. Che nasce appositamente per questa libreria. Che nasce per questa libreria. Proprio perché era l'idea del libro, di fare un lavoro sul libro e portarlo nell'ambiente naturale in cui il libro viene fruito. E questa è un'altra cosa che ci ha colpito molto. Quindi la prima domanda, credo d'obbligo, è capire chi è Ambrogio Sozzi. Chi è Ambrogio Sozzi? È una persona che è alla ricerca di qualcosa, come probabilmente tutte le persone. Cioè tutte le persone che hanno a che fare con il mondo dell'immagine, il mondo della scrittura, il mondo dell'espressione. Cioè una ricerca continua e totale, probabilmente per arrivare alla fine a capire chi si è. E soprattutto che cosa si può condividere con gli altri e che esperienze si può trarre da questa condivisione. Come nasce artisticamente Ambrogio Sozzi? Non nasce, da sempre, è una passione che da sempre ho coltivato, è forse la cosa che più mi attrae, mi interessa, ne ho bisogno come l'aria probabilmente, dell'espressione, del fare, dello sperimentare, del buttarmi in situazioni impossibili come quella di raccontare un personaggio che forse è il pretesto per raccontare me stesso. Certo. Cioè, è normale che nella vita si trovino delle cose, ci sono dei passaggi, si prendono questi passaggi per arrivare in situazioni, magari in situazioni che li bloccano, che però questo di poi, ragionandoci sopra, si capisce anche perché tante volte si viene bloccati, tante volte si viene imprigionati in un sistema. E questa mostra è forse proprio quello, perché parte col desiderio di fare una cosa per arrivare ad un'altra. Cioè nelle mie opere è sempre manifesta questa cosa. Penso di arrivare a cogliere una situazione, ma poi quando colgo la situazione capisco che ne mascherava un'altra. C'è sempre un'intenzione nascosta, sono quasi come l'assassino che ritorna sui suoi passi. Quindi c'è una continua ricerca e una continua evoluzione. Deve esserci, perché senza ricerca e senza evoluzione non ci sarebbe neanche la volontà di fare e di sperimentare. Cioè, certo. Se io dovessi essere ripetitivo e dovessi continuamente ricadere nel mio già fatto, non avrebbe senso, anche perché poi voglio dire, non avendo fini economici, non è questo il lavoro che mi sostenta, posso anche permettermi di esprimere liberamente quelle che sono le mie necessità artistiche. Entriamo un po' nel merito delle opere che hai esposto da noi. C'è una forte simbologia, cioè non è il classico quadro, il ritratto, la natura morta o la natura viva o il paesaggio. C'è una forte simbologia. Allora io vorrei chiederti, per te ovviamente, poi come ci dicevamo prima, ogni opera è a libera interpretazione, a me dice una cosa, a qualcun altro ne dice un'altra. E forse, come giustamente mi dicevi tu, non è nemmeno così giusto che sì, non devo essere io il testimone delle mie opere, esatto. Perché nel momento in cui io non ci sono, l'opera deve parlare da sé. Cioè, deve avere quel colloquio fra chi guarda e l'opera stessa, è l'opera che deve porre la domanda. Se io posso arrivare davanti a una cosa, guardarla, e questo qui mi deve chiedere qualcosa. Se alla fine io capisco quello che c'è nella cosa, cioè forse solamente estetica, è un bel quadro da appendere al muro, è un qualcosa che fa dormire tranquilli, sereni. Cioè, a me piacerebbe entrare nell'inquietudine delle persone. Cioè, io arrivo a sondare la mia di inquietudine e vorrei rimandarla. Quindi il quadro ha questa funzione di rimando. Certo, quindi questo personaggio ricorrente per Nietzsche. Nietzsche.
Nietzsche è un personaggio che ne nasconde un altro. Nietzsche è il filosofo, ma poi alla base di tutto, cioè se io vado a vedere la genesi di questa mostra, anche poi genesi è una parola grossa, cioè capisco che veramente c'è un camuffamento di situazioni, perché poi io penso che sia impossibile raccontare la filosofia a un personaggio della grandezza e della genialità di Nietzsche. Anche se devo ritenere che Nietzsche è fondamentale, perché proprio arriva a tirare in ballo il concetto di libertà estrema, di libertà del trionfo della natura, trionfo della potenza, della volontà, di tutte quelle che sono le situazioni che si divincolano dalle costrizioni, perché la costrizione diventa semplicemente una trappola. Tanto è vero che arriva a liberarsi addirittura dalla religione dicendo che la religione è soltanto una trappola e non bisogna cadere in questo retaggio. Nella realizzazione dei tuoi quadri ci sono spesso e volentieri... Ah, religione cattolica poi. Arriva a dire Dio è morto, altrimenti direbbe qualcos'altro. Nella religione, che ci siamo. Siamo andati. Nella realizzazione dei tuoi quadri ci sono spesso oggetti. L'oggetto ha una funzione. Allora, tutti gli oggetti che vengono rappresentati sono tutti doppioni, che in realtà esistono. Proprio perché c'è quest'idea del doppio. La mostra era nata proprio su quest'idea. Cioè io volevo fare un libro alla fine è fatto di due pagine, un libro si apre a due superfici speculari che si guardano, tante volte sono parole che guardano le parole, tante volte sono immagini che guardano le immagini, e quindi era necessario che ci fossero questi oggetti, e sono sempre oggetti che sono legati alla letteratura, perché sono sempre tagliacarte, spade, o sono oggetti storici che hanno un rimando, e il titolo è proprio letteralmente quello, Biblos, immagini di Nietzsche, cioè bisogna vedere questa cosa così, com'è, pura, cioè senza grandi sovrapposizioni. Mi spiegavi prima, perché ero rimasto colpito, da comunque un simbolo, io lo chiamo simbolo, che è ricorrente in sì, l'alveolo. L'alveolo. L'alveolo è il simbolo della società e per me è l'appartenenza a quella storia, viene messo su una pagina e di fianco hai il personaggio, quel personaggio appartiene a quella storia, poi può avere, come ad esempio nel caso di Lussalomè, una ciocca di capelli, cioè quella è anche una memoria ottocentesca, perché il periodo in cui si svolge questa vicenda è l'Ottocento, nell'Ottocento c'era quest'uso di tagliarsi i capelli e regalarsi questi segni di dedizione, questi segni della memoria, cioè era un appartenere all'altro attraverso un pezzo del proprio corpo che veniva donato. Perfetto. E anche il corpo della filosofia che viene donato, perché poi c'è Nietzsche in un quadro che guarda un altro filosofo, è proprio questa contrapposizione, questo filo comune che lega le persone e le personalità, perché poi bisogna parlare di personalità. Molto bene. Hai già fatto altre mostre con questi quadri? No, ho detto che questa nasce appositamente per pagina 18. Era qui che volevo arrivare. E io tengo a ribadire il grande valore di una libreria che arriva a portare avanti il discorso della cultura, cioè perché non sono tante le persone che alla fine oggi, in un momento come questo, attuale, dove la cultura sembra l'ultima ruota del carro, cioè lui mi ha dato una grande possibilità, ma dà una grande possibilità a tutte le persone che entrano, perché tutte le persone che entrano possono trovare qua dentro qualcosa. Questo è un rifugio per l'anima, è un rifugio per le situazioni, cioè quando una persona non sa cosa cercare, non sa cosa trovare, forse si ritrova in un libro, cioè può aprire un libro, leggere una frase ed essere illuminato. Allora, abbiamo detto che un quadro ti deve parlare, ti deve dire qualcosa. Se viene da dentro, sì. Però se è semplicemente una marchetta per fare bella vista o okay. di situazioni, di capacità, di sfoggio di però, tante cose. Da artista, che consiglio daresti a una persona che guarda i tuoi quadri perché ne abbia di ritorno un'emozione? Di guardarli e di sentire cosa il quadro suggerisce, perché alla fine ogni quadro può suggerire qualcosa. Se noi vediamo il mondo a colori, tutti vedono gli stessi colori,
non è detto che quel quadro ti possa dire qualcosa e quindi non sono io che ti posso dire qualcosa. Cioè, sei tu che lo devi interpretare con i tuoi colori. Certo. Tutta quella marea di colore, di forma, di segno che si deve passare da quello che è il quadro al tuo cervello e giocare col tuo cervello. E se riesci a comunicarti qualcosa, ben venga. Cioè, probabilmente una piccola percentuale di possibilità riesco ad ottenerla, a mio favore. Un'ultima domanda. Prima di realizzare un'opera, tu la pensi, hai un'emozione, trasformi l'emozione. Io adesso racconto com'è nata questa mostra, perché poi penso che la cosa più importante sia questa, perché uno vede una cosa finale, mentre invece veramente è quello che ci sta dietro. Io ho iniziato a pensare, non tanto alla mostra, ma dico quello che c'è stato a monte, perché ho scelto Nietzsche, perché veramente il camuffamento sta tutto lì. Avevo cominciato a trasformare degli oggetti comuni, quelli che si possono trovare nei mercatini, quelle cose egizie, quelle cose in retour d'Egitto, che erano quegli oggetti che portavano i turisti quando facevano il Grand Tour nell'Ottocento. Avevo addobbato una specie di nicchietta con dentro questi giocattoli, no? che poi se ne può avere anche una piccola memoria in quegli oggetti fatti in legno, in finto marmo, tutte queste cose, no? E avevo trovato su una rivista una mostra, le immagini di una mostra di Margherita Yourcenar, che la scrittrice che ha fatto Memorie di Adriano. Certo. Solamente che la mia testa ha detto no, non voglio prendere questa cosa perché senz'altro arriverebbe ad influenzarmi. Cioè, dicevo che non volevo fare una cosa che tornasse, che ne so, sulle immagini dei greci, mi sembravano delle cose passate. Certo. Cioè, appunto, poi c'è anche questa storia del simbolismo, delle cose, uno dice sempre che simbolismo è una cosa negativa, mentre invece tutto è simbolismo. Praticamente ho iniziato il lavoro della mostra e ho deciso di fare queste coppie nella letteratura. Allora, la prima coppia a cui ho pensato è stata Nietzsche. Nietzsche e lui, Salomè, che poi in realtà è un triangolo, perché c'è anche Paul Re, che veniva chiamata la famosa Trinità. E praticamente nel momento in cui ho fatto la prima immagine di Nietzsche, ho eseguito l'immagine di lui, Salomè. E quando l'ho finita, non l'ho chiamata Lou Salomè, ma l'ho chiamata Marguerite Yourcenar. Ho detto, come posso? Allora ho detto, vuoi vedere che era quella cosa che io mi sono negato, che alla fine è emersa? Quindi non vedo perché tarpare le ali a questa situazione, ma era importante farla uscire, farla emergere, perché era una sfida anche con me stesso, cioè capire dove il mio inconscio nascondiva e arrivare dove era giusto arrivare. Tant'è vero che nei quadri le figure greche non sono mai definite, sono solamente ombre, sono abbozzi, sono incompiute, perché non possedendo quella cosa a cui ambivo mi sono accontentato di una situazione monca, tutto lì. Quindi io direi, per concludere un attimo, ci sarebbe molto da dire. La cosa là del quadro della morte di Dio, che fosse la cosa a cui più tendo. Allora, che ritorna per l'ennesima volta l'idea del caso e come il caso alla fine assoggetti l'opera. Posso prendere l'opera? In quest'opera, secondo me, è condensata il concetto di Nietzsche quando arriva a dire Dio è morto. Allora, io in un libro, che mi è stato regalato, poi il caso è sempre folle, ho trovato questa immagine, che è un libro di fisica, è un'immagine di un esperimento fisico. Praticamente c'è uno specchio convesso, una candela e un altro specchio. C'è una specie di gioco di rimando. La fiamma serve semplicemente a fare apparire la propria immagine proiettata nello specchio. Con più si allontana la fiamma dallo specchio convesso, con più questa scompare e con più questa appare. Allora, questo quadro si intitola Luce. Io pensavo alla figura di Dio, no? Vabbè, in questo caso di Gesù Cristo, perché è un figlio del...
E praticamente ho messo in questo esperimento la figura del Cristo, capovolto perché essendo morto, cioè, certo, cioè come si fa a dare l'idea della morte? Non è tanto nella crocifissione, certo, ma nel fatto della caduta, della liberazione del peso del corpo. Quindi c'è questo crocifisso capovolto e la lente che praticamente guarda il crocifisso, cioè che è messo nella stessa posizione, solamente che di rimando nello specchio c'è la mancanza dell'immagine, quindi se è un'immagine che non viene riflessa vuol dire che è un'immagine morta, quindi arriva a dire Dio è morto, proprio perché non ha riflesso. Farei a questo punto un riassunto. Ambrogio Sofri, libreria pagina 18, la sua mostra, una mostra importante che noi abbiamo il piacere di ospitare. Io invito tutti a venirla a vedere, poi qualcuno vuole lasciare un commento, lo lasci? Lasciare un commento, c'è addirittura un registro, onoranze funebri. Per cui sono accettate critiche, sono accettate lodi. Soprattutto le critiche. È accettato tutto quello che può, certo, far evolvere anche Ambrogio Sofri come artista. Bene, fate evolvere la cultura, venite a pagina 18, abbeveratevi alla fonte del sapere. E grazie. Grazie mille.